Siamo sui tetti di uno dei palazzi dei quartieri spagnoli. Per entrare i reparti speciali hanno dovuto utilizzare l'ariete. Adesso dall'alto stanno controllando tutto, si affacciano dai parapetti. Il blitz è scattato alle 5.30 del mattino. Nel dedalo di vicoli, a ridosso della centralissima via Toledo, polizia e carabinieri intervengono in contemporanea. Bussano ai citofoni mentre c'è chi dal basso preside ogni angolo per evitare che dai balconi gli indagati possano disfarsi di armi e droga. Almeno 200 tra uomini e donne delle forze dell'ordine impegnate per arrestare 53 persone ritenute dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli legate ai clan della zona. Tra le stradine imbandierate, meta di turisti che a centinaia ogni giorno raggiungono il murale dedicato a Maradona, viene stroncato il racket delle estorsioni e soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, marijuana e cocaina, vendute in piazze di spaccio indicate in passato anche dai navigatori satellitari, o in luoghi come questo, dietro un portoncino anonimo dal cui interno veniva distillata la dose richiesta. In alcuni casi veniva calata dai balconi con un cesto di vimini e sempre più spesso la droga veniva recapitata a domicilio. Clan che fidelizzavano il cliente anche cedendo gratuitamente la dose in caso di sequestro da parte delle forze dell'ordine e che celebravano uno degli arrestati con un murale dedicato.